gruppo WhatsApp creato dai commercianti di Confesercenti della zona di Saione per restituire sicurezza e tranquillità al quartiere. L'idea era nata dopo la riunione che l'associazione di categoria aveva indetto a pochi giorni dalla distribuzione di alcuni volantini di stampo razzista in via Piave. Il gruppo si è costituito nei giorni scorsi, sta già funzionando abbastanza bene. Il gruppo è in collegamento con la centrale operativa della Polizia Municipale, direttamente fa parte del gruppo WhatsApp il comandante Poponcini, il quale è disponibilissimo, collaborativo al massimo, ha già fatto delle verifiche su segnalazione di persone del gruppo. Nel gruppo aderiscono una ventina di persone per il momento ed è tenuto, controllato, diciamo un po' gestito dall'associazione Confesercenti. Ne fa parte il direttore in persona, quindi controlliamo che siano fatte cose attinenti a quello per cui il gruppo è nato e siamo fiduciosi che questo possa servire ad aiutare la tranquillità e la sicurezza della zona. Ecco, ad oggi fa parte di questo gruppo la Polizia Municipale, ma il vostro auspicio è che possa allargarsi anche a tutte le forze dell'ordine, quindi Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza? Ovviamente per noi è auspicabile tutto questo, perché più i controlli sono diretti, veloci e gli interventi rapidi, e più la gente è tranquilla. Sempre in tema di sicurezza, ieri è stato siglato in prefettura, appunto tra la prefettura e Confesercenti, un protocollo d'intesa per quello che riguarda il controllo di vicinato. Sì, si tratta di un protocollo d'intesa che prevede una collaborazione da parte dei commercianti dell'area del centro commerciale naturale, praticamente tutta la zona che sta dentro le mura, e in più la zona che dal sottopasso arriva fino a via Vittorio Veneto, praticamente fino a Saione, quindi anche questo è un protocollo che interessa queste zone. Funziona in modo diverso perché lì ci sono dei referenti di zona che faranno delle segnalazioni direttamente alle forze di polizia, insomma un modo anche quello per monitorare la situazione.